Come capita in parecchie case della medio borghesia italiana, in casa mia c'era un pianoforte. Mia madre da ragazza aveva studiato il pianoforte e quindi mi mise nelle mani di un insegnante che veniva a farmi lezione a casa e ho cominciato così questa strada, diciamo, con mio padre abbastanza contrario all'inizio, poi vedendo che le cose andavano sempre meglio, ovviamente ha finito per diventare più entusiasta lui che mia madre del fatto che studiasse il pianoforte. Sicuramente Beethoven, sicuramente. Parliamo un secondo solo di Beethoven, perché io negli ultimi tempi mi sono ascoltato tutte le opere di Beethoven, non solo le opere importanti, no, con numero d'opera, ma quelle senza numero d'opera. Direi Mare Calmo e Viaggio Felice, che è un coro misto con accompagnamento di orchestra su due liriche bellissime. È una composizione dell'ultimo periodo di Beethoven, molto, molto, molto dolce, molto interessante. È un brano sottovalutato. Tutto il Beethoven del WOO grande, cioè delle Werke One Opus Number, è un po' sottovalutato. Beh, mio padre era ingegnere navale, era anche il direttore compartimentale dei laghi Garda, Maggiore e Como, quindi avrei fatto l'ingegnere. A me piaceva moltissimo la matematica a scuola, tantissimo. Sicuramente il risotto, che spesso cucino io stesso. E lo sport preferito, sono stato tradito da questo sport, perché il mio sport preferito era il tennis. Ho tentato da ragazzo di farlo, poi vedevo che i polsi mi si irrigidivano, mi si indurivano, allora sono passato dal tennis al ping pong, che ho praticato finché ho potuto, fino a dopo, sì, fino all'università praticamente. E poi infatti si vede che non pratico più sport adesso perché sono gonfiato tantissimo col tempo. Ma mi piacciono molto le trattorie vecchio tipo, quindi ne sono rimaste poche. E quindi cerco ogni tanto magari la vecchia birreria piuttosto. L'oasi naturale mi piacciono tutte, quindi quando capito, ma non ho diciamo, un po' che non ho avuto tanto tempo, almeno fino al momento del lockdown. Adesso poi è tutto chiuso, quindi adesso il tempo ce n'è molto di più, però non ci si può muovere. Quindi, però direi soprattutto le vecchie trattorie milanesi, ecco, le vecchie trattorie. Mi piacciono molto, sembra molto strano, insomma, mi piacciono tutti i film e tutte le registrazioni, diciamo, che si possono vedere su YouTube di carattere storico. Ecco, io avrei risposto primavera, ma non posso rispondere primavera, quindi estate, però, sicuramente estate. Io direi amo tutte e due, però la montagna mi dà più solidità, il mare mi inquieta. Nel senso che lo vedo infinito, ecco, la montagna invece è finita. Di questi tempi rimpiango la matita. Ho una matita da iPad per poter scrivere sugli spartiti che io studio, le diteggiature, eccetera, ma sono piuttosto maldestro. Quindi, essendo settantenne quasi, direi più matita, però capisco che scrivere anche un articolo, scrivere un saggio, scrivere qualunque cosa, anche una lettera su un computer è molto più comodo, sicuramente. Beh, la prima volta che sono andato con l'orchestra, avevo 19 anni, ero a Vercelli, al Teatro di Vercelli, avevo vinto il concorso Viotti nel 71 e era arrivata un'orchestra da Lodz, dalla Polonia, e Robone mi chiese di fare il primo di Liszt. Arrivai al pomeriggio. Provai alle 7:30 di sera in camerino col direttore, suono al pianoforte, il quale mi disse: non si preoccupi, lei suoni come le viene, vedrà che andrà tutto benissimo, ed è stato un concerto stupendo, anche perché avevo in teatro il mio maestro che era venuto a sentirmi, Alberto Mozzati. Pazientiamo, pazientiamo sempre, e quindi in latino direi che festina lente. Ecco, si può anche ragionare molto velocemente, ma bisogna muoversi con un po' più di pazienza. In questo periodo loro devono cercare di seminare più che possono, perché ai giovani musicisti posso dire che anche così il distanziamento, l'allontanamento dai compagni, la famosa DAD, in qualche modo può servire loro, perché
è come loro adesso devono studiare, devono fare delle prove, non hanno più modo di suonare davanti a un pubblico, ma si devono immaginare, magari mettono il padre e la madre di fronte, si registrano con il loro cellulare, si riascoltano in cuffia, cercano di capire con la musica in mano quali sono stati i loro pregi, i loro difetti di esecuzione, cercare di rifarlo il giorno dopo, poi un altro giorno, come essere in una sala di registrazione, di preparare un disco e quindi dover scegliere la migliore. Questo aumenta sia l'autostima che l'autocritica dei musicisti. E in questo momento bisogna fare così, sperando che i vaccini arrivino al 100% e che poi dopo sia passata questa terribile nottata. È una nottata infinita, direbbe Edoardo. Io sono un grande appassionato di Edoardo De Filippo, il Napoli milionaria, l'ultima battuta è ad da passare la nottata, cioè deve passare la nottata, e se la medicina fa effetto, proprio si parla anche di una medicina, in quel caso domani mattina sarà un altro giorno.